Vai, eccoci qui, Jai Dai, Jagannath. Jagannath, Paramah. Eccoci qui che torniamo a parlare dello sviluppo spirituale, terza parte, terza puntata. Sì. Siccome ci sono stati dei problemi tecnici in questi giorni con la connessione internet, se ci sono, diciamo, se si verificano di nuovo dei blocchi, dei congelamenti dell'immagine o comunque della trasmissione, spegniamo la videocamera così magari regge di più. Quindi, tornando a parlare dell'argomento che avevamo cominciato, portato avanti, sullo sviluppo spirituale personale come realizzazione del sé, come sviluppo, diciamo così, del potenziale spirituale, trascendentale dell'Atman. Che si realizza verso la meta della Siddha Deha, cioè della completa e funzionale relazione con il divino, nello yoga praticamente. Vediamo che cosa manca da analizzare. Allora, abbiamo detto che si tratta di un percorso squisitamente personale. Ma possiamo fare una distinzione Tra? tra la meta, nel senso la Siddha Dea si raggiunge ovviamente con un percorso, certo non è una cosa così, no? C'è tutto un percorso Sì, di pulizia, è no? graduale. È chiaro, di disidentificazione con io e mio, tutte le cose che abbiamo detto, Esatto, di adesione ai purificazione principi, delle no? sovrapposizioni materiali. Esatto, quindi adesione a tutti quelli che sono i principi vedici che tu li dici sempre, no? Quindi la veridicità, la pulizia, Sì. cioè tutto, cioè quindi tutto un percorso ovviamente Ma questo aiutato dalla quando sadhana, no? Krishna nella Però Bhagavad voglio dire. Gita dice Yesham Tvam Tathagatam Papam Punyanam quando uno ha lasciato tutte le attività negative, colpevoli e ha accumulato sufficienti meriti karmici, no? Dharmatma diventa lui stesso, diventa un'espressione del Dharma. Anche E per Krishna, quanto riguarda la Siddha Dea, sì. si forma, no? Secondo la tua Ishtadeva, cioè nel senso, Sì, fammi spiegare la domanda, secondo no? rasa. Perché può essere esatto. Quindi, per esempio, se io sono molto legata, ti faccio un esempio, no? A Durga, ok? All'aspetto di Maha, Mahadevi. Kali, no? Mahadevi, Ok, Mahaka. Cioè, Mahakali. mettiamo, ok. Io ovviamente non potrò, cioè il mio corpo, la mia Siddha Dea no, sarà differente dalla Siddha Dea, questa è una domanda che ti faccio, dalla Siddha Dea che per esempio io potrei sviluppare se seguo il Bhakti Yoga, se curo, che ne so, Krishna, Radharani, Gopalino, oppure no, tutta quella, diciamo, quel sentimento, il sentimento di Vrindavana. Allora, il problema è che non è che noi sviluppiamo un corpo spirituale, noi sviluppiamo noi stessi come corpo spirituale. Il corpo spirituale è fatto di consapevolezza, di conoscenza, consapevolezza. Quindi non è limitato da una forma o neanche da un sentimento. Non è il rasa non è limitato. Così come la tua relazione con la
le varie forme della divinità non è limitata. Perché, per esempio, tu puoi avere una relazione di Dasya Rasa con Madre Kali e una relazione di Vatsalya Rasa con Radha Krishna. Ah, lo sapevo, pensavo che fosse eternamente fissa in Non una, è fido, in un niente. rasa, vedi quanti È fisso, ma fraintendimenti. contiene tutto. Contiene tutto. Ah, ok. Come tu hai diverse relazioni con diverse persone, così anche nel mondo spirituale, che sul piano spirituale sei più limitata rispetto al piano materiale, no? Io, per esempio, una relazione di Madhurya Rasa con Mahadeva, una relazione di Vatsalya Rasa con Krishna, con Jagannath. Non c'è assolutamente alcuna contraddizione. Non c'è assolutamente alcuna contraddizione. Quindi, cioè, e anche all'interno dei Rasa, non è che noi abbiamo lo stampino, no? Da impersonalisti, per cui tutti devono avere lo stesso Rasa, esattamente, no. La scienza di Rasa è molto complessa e non ci sono limiti. Non ci sono limiti. Secondo la tua, come dire, il tuo desiderio di servire la trascendenza, il Rasa può anche cambiare. Meraviglioso. Per cui, cioè, è consapevolezza. Tu guarda, per esempio, Chaitanya che a volte esprime Krishna, a volte esprime Radha, a volte esprime Lakshmi, Durga, Shiva, chiunque, no? E lo esprime, cioè parla come se in prima persona. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che il corpo spirituale ha dei limiti. Cioè, non indossi un uniforme, perché No, un po' c'era un po' assolutamente sta no, cosa, assolutamente. no? Nella mia che io non riuscivo a Ma lo so, ma sai comprendere. perché? Perché noi siamo abituati a pensare al corpo come a qualcosa che noi abbiamo, come un vestito, un uniforme. Ma il corpo spirituale siamo noi. Non c'è limite. Per quello che l'atma è trascendentale, l'atma è trascendentale. Il Brahman contiene tutta la consapevolezza. E così anche l'Atman contiene tutta la consapevolezza. Perché sì, l'Atman è Sat Chit Ananda, non ha limiti. È esistenza eterna, consapevolezza co senza limiti e felicità senza condizioni. Il punto è che ovviamente le persone che sono abituate alle esperienze materiali l'esperienza di qualcosa che è limitato. È limitato nello spazio, nel tempo, nell'individualità, ma tutto questo, tutte queste limitazioni esistono solo sul piano materiale. Per cui, quando noi ci liberiamo da queste sovrastrutture mentali, in realtà ci stiamo liberando da catene. Non è che perdiamo la libertà. Perché molta gente vede la cosa esattamente all'opposto. No? Per cui, ma questo è tipico della mancanza di conoscenza, mancanza di realizzazione. Si vede esattamente l'opposto di quello che è. È un problema di tamas. Ora, siccome tamas porta a identificarsi pesantemente con la materia, questo non è soltanto un problema di un certo gruppo di persone che seguono una certa ideologia. Ovviamente ci sono delle ideologie che elevano il tamas al modello ideale di perfezione per tutti. Ma
E queste ideologie sono particolarmente pericolose e dannose. Però è una tendenza naturale di tutti gli esseri condizionati a, specialmente in Kali Yuga, a scivolare un po' nel tamas. Quindi l'identificazione con il corpo materiale è tipicamente un sintomo di tamas. L'identificazione con la mente è tipica di Rajas, perché la mente è sempre in movimento. Il corpo è pesante, il corpo è tamas, la mente è irrequieta, sempre in movimento, è Rajas. L'intelligenza o la consapevolezza spirituale è a livello di sattva, perché non ha Sì. bisogno né di correre in giro, non ha bisogno, è la chiarezza, è il vedere chiaramente la realtà così com'è, senza sovrastrutture, esatto. Quindi quando noi vediamo una persona che è molto identificata con il corpo, beh, è una persona che è allo stato quasi subumano di tamas. La prossima vita non riesce neanche. Quale vai conta? Non riesce neanche a riprendere un corpo umano. Sì. Scende al di sotto del livello umano. Una persona che si identifica molto con il corpo. Nella tradizione tantrica è chiamato Pashu, animale. Poverino, perché gli animali sono da disprezzare? Ma No, perché che c'entra? c'è una differenza tra il livello di consapevolezza umana e il livello di consapevolezza animale. L'essere umano è più maturo rispetto a un animale, è più capace di scegliere, è più capace di comportarsi bene se si vuole comportare bene. Sì, No. riesce a Altrimenti, seguire le regole sociali, invece loro seguono l'istinto. brava, esatto. Che è l'istinto, che è l'identificazione con il corpo. Che altro? Che Sì. cos'altro è l'istinto? È l'identificazione con il corpo. Quindi il Siddha Deha non è un corpo materiale. Certo, È importante sì. riuscire a capire. Infatti, noi abbiamo bisogno di svilupparci come Siddha Deha per poter veramente interagire con la divinità, perché finché noi non continuiamo a mantenere una identificazione materiale con il corpo di noi stessi e delle persone che ci circondano, non potremo mai avere una percezione trascendentale di Dio, di Krishna. Continueremo a vedere Krishna come un corpo materiale. Oggi mi sono incavolata su Quora, no? Che uno mi ha fatto la domanda in inglese sui figli biologici di Shiva Parvati. Ma cosa vuol dire biologico? Ma sei scemo? Cioè, ma tu ti pensi che Shiva, cioè, è un sacco di ossa, carne, sangue, pus, escrementi, urina come te. Cioè, voglio dire, queste persone hanno l'idea che la divinità, gli avatar, siano esseri condizionati, umani, con un corpo materiale. Ma questo assolutamente non c'è scritto da nessuna parte. No, Assolutamente è lo sai così. perché c'è un po', diciamo, come dire, un momento, no, di non chiarezza, no, di confusione. Perché? Perché quando si parla della Siddha Dea, almeno a me, poi non so gli altri, mi viene sempre in mente tutta la spiegazione che dà Bhaktivinoda, no? Ecco, Che lui si vede col nelle sari, con doppine, esatto, la le stelline. doppina. Cioè, lui descrive proprio nei minimi Ma particolari. sì, ma Allora. lui, ma allora, abbiamo detto che la realizzazione del sé è personale, È signori e signore. personale, Sì, qui. esatto, Cioè, sì. il punto è che se mi fatti, ma guarda che Bhaktivinoda lo dice molto chiaramente, ma già nella preghiera Tulasi,
Uno che vuole entrare nella parakia Manduria Rasa non può assolutamente mantenere l'idea di essere un uomo. No. E poi piccole, perché sono tutte Sono piccole. tutte bambinette, certo. Bambine, sono Bambinette, bambine. sì. Le sacchi, le Le mangiare, le mangiare, mangiare, le mangiare. le mangiare. Le sacchi sono un pochino più grandicelle, no? Ma Sì, poghetto, sempre sì, ma piccolette, perché pure sono le sempre saghi 16 ragazzine, anni, sono sa. sempre Sì, ragazzine, esatto. ragazzini. Vabbè, Crisha c'ha 16 anni, cioè voglio Sì, dire, non è che quelle sono, loro. diciamo, coetanee a loro, invece quelle sono Pochino proprio più giovani, un piccole. pochino più Sì. giovani, no? Però il concetto principale è che quando noi vogliamo relazionare con Krishna nella Madhurya Rasa, specialmente nella Parakya Madhurya Rasa, dobbiamo metterci su quel tipo di rasa. E quel tipo di rasa richiede un'identificazione trascendentale di quel tipo. Sì. Ma non è un'identificazione, come dire, fissa, nel senso che tu puoi fare solo quello. Ecco, questo io infatti, guarda, questa è una cosa che non avevo proprio capito, perché io Allora, pensavo che una volta che hai certo. realizzato la No, Siddha no, no. Dea in quella maniera, quindi con quel rasa che tu hai, tu No, poi eternamente ripeti quello, perché Se diventi un vuoi, se vuoi, se compagno, vuoi, se vuoi. se vuoi. Ma perfino, Ah. allora, ma se nella Goloka Vrindavana, chiamiamola Goloka Vrindavana, gli Sì. alberi sono alberi dei desideri. Sì. Cioè, un Ogni passo è una albero, danza. esatto, non solo ti dà i manghi o le banane, ma ti dà qualsiasi frutto, ma ti dà i vestiti, ti dà i gioielli. L'albero dei desideri soddisfa i desideri. Non è che uno desidera solo mangiare banane. Cioè, qualsiasi cosa sia necessaria per il servizio viene immediatamente manifestata agli alberi dei desideri. La mucca Kamadhenu, la mucca dei desideri, che soddisfa i desideri. Ma noi vediamo anche a livello materiale la Kamadhenu, per esempio nella storia di Vashishta e Vishwamitra, no? Non è che la mucca Kamadhenu dà un sacco di latte per cui puoi fare tutte le preparazioni, tutti i latticini possibili. No, ti fa un esercito. Equipaggiato di tutto punto. Tu mungi la Kamadhenu e trac, ti viene fuori un esercito. Perché? Perché la Kamadhenu non è limitata, non è una mucca Esattamente. ordinaria. E se una mucca e un albero possono fare quello che vogliono, ma perché non può farlo la Gopi? Quindi il concetto, il corpo dell'albero dei desideri è un corpo spirituale. Il corpo della Kamadhenu è un corpo spirituale, può prendere qualsiasi forma, può fare quello che vuole, può diventare quello che vuole. Lo scopo però non è quello di divertirsi, lo scopo è quello di, Di servire, esatto, servire. di servire la trascendenza, la La divinità, trascendenza. Bhagavan. E Bhagavan non è solo Bhagavan, ma è anche Bhagavati. Non puoi separare Shakti da Shaktiman. Per cui non c'è differenza. Non c'è differenza tra Shakti e Shaktiman. Ma Mahadurga l'accetta il servizio? Come no? Come no? Bhakti e Tantra sono rivolti proprio a queste manifestazioni primarie della divinità, Vishnu, Shiva, Shakti. Sia il Bhakti che il Tantra, che in realtà Bhakti e Tantra Yoga sono la stessa cosa. Per cui tu puoi avere un rasa con Durga, certo.
Però non puoi avere un Madhurya Rasa con Durga. Così Certo, sì. come non puoi avere un Madhurya Rasa con Vishnu. Perché Vishnu Cioè, in ci... realtà poi noi non ce l'abbiamo neanche con Krishna, perché poi comunque almeno la linea che conosco io c'è sempre davanti Radharani. Sì, Cioè, vabbè, quindi però in voglio realtà dire, no? no, Cioè, è chiaro che c'è abbiamo la sempre davanti coppia Radharani, divina. però Radharani non ha, come dire, una mentalità chiusa, esclusivista, monopolizzatrice. Radharani spinge avanti le sakye e le gopi perché vuole che servano Senti. Krishna, no? Che vuole che abbiano Sì. questa relazione con Krishna. Quindi, cioè... Si può benissimo avere un parakia Madhurya Rasa con Krishna. Certo, non è mica facile. No, certo. Cioè, specialmente per chi è convinto di essere un uomo. Lì è dura. Cioè, il parakia Madhurya Rasa non significa semplicemente fare la puja alle murti di Radha Krishna. Cioè, quello è a livello kanishta di kari, non è a livello liberato. Ascoltare le attività di Radha Krishna, Rasa Lila, eccetera, eccetera, non è la stessa cosa che sperimentarla. Se tu ascolti la Rasa Lila e la sperimenti pure, ma non è che chiunque ascolta la storia della Rasa Lila vuol dire che la sta sperimentando. Così quando tu vai in un luogo sacro, per esempio a Vrindavana, no, no, entrare veramente nel Dham non basta arrivare col taxi e scendere al No, Fogalashram. certo. Cioè, non è sufficiente, perché quello è, diciamo così, il livello esteriore. Per Io per riuscire... esempio lo sai dove lo sento molto, questo qui in Maduria, questo qua, a Radha Kunda. Più Beh, certo. che a Vrindavana, a Radha Kunda. Vrindavana, sì, c'è cioè, l'Oi Bazar, lo sai. Perché lì è troppa confusione, invece Eh sì, lì questo sei distratto, laghetto, certo. sì, sei Radha Kunda, distratto. Kunja, come si chiama? Rasa Kunja, Rasa Mandala, che quella è potentissima. Il problema è che quando noi siamo in quei luoghi lì, dovremmo stare tranquilli a meditare, non dovremmo essere distratti da quelli che ci vogliono vendere questo e quello, no? Perché Sì. questa è una distrazione. Però a Radha Kunda in determinate ore C'è è nessuno. possibile. Sì, è possibile. Esatto, Io ci sono esatto. stata un paio di volte, è possibile. Verso le 3, le 2:30, le 3 si placa Quando la gente tutto. dorme. Sì, tutti fanno il riposino. Ci stanno solo Vabbè, ma questi che fanno giustamente, intorno, esatto. intorno, hai visto che fanno tutti quei dandavat che si alzano, poi rimanno giù, tutte Ma quelle austerità. questo è perché hai la possibilità di concentrare la consapevolezza nel modo giusto. Perché è Sì. tutto basato sulla consapevolezza. Sì. Non è tanto il dove sei geograficamente, Sì. è una Però questione di aiuta, consapevolezza. ma aiuta però, eh. Aiuta, ma come hai visto te, aiuta quando è autentica la situazione. Ah, certo. Capisci? Perché Sì, se certo. tu, se, ma è lo stesso al tempio, il tempio può aiutare. Andare in un tempio, in un ashram, può aiutare. Il problema è che se al tempio continuano tutti a disturbarti con il pettegolezzo, i gossip di qua e di là, di su di giù, ma allora è meglio non andarci. Te No, ne stai a certo. casa tua, che ti fai il bagnetto a Gopalino tuo, gli fai i vestitini e pensi a Sì, Gopalino, che è meglio. Capito? Quindi questo è il certo. concetto. Quindi è chiaro il Sì. concetto di Siddhadeva adesso. Sì, Che... adesso sì. Prima io non l'avevo proprio capito così. Pensavo beh, cioè. che fosse un raggiungimento.
no? Questa Siddhartha come un raggiungimento, un'evoluzione spirituale nella Bhakti Sì, così forte è che tu un'evoluzione, poi appunto. arrivi a questo, diciamo, tra virgolette, corpo spirituale, quindi un corpo di coscienza, e con un certo tipo di rasa, e che quel rasa poi era eterno. Ma è Cioè, eterno nel senso, è eterno nel senso che non lo perdi. mantenevi quello, insomma, ecco, che non potevi Allora, cambiare. è il famoso discorso che abbiamo fatto in altri momenti riguardo all'ignoranza di pensare che tutto quello che non è proibito deve essere obbligatorio. Ok, allora stesso principio, ho capito. Cioè, voglio dire, Sì, il fatto che rasa sì, è eterno, tu arrivi a sviluppare quel rasa lì, va bene, cioè è eterno nel senso che lo puoi tenere, però se tu vuoi prendere un'altra forma, poi vuoi esprimere un altro rasa. Non c'è un... No, guarda, tutti quelli che hanno il Madhurya Ras devono... Sì, tutti in fila, tutto nel suo recinto. No, cioè, capito? Non è che devi gli andare a prendere eserciti, l'esercito del. la patente di rasa, no? La licenza a fare un altro rasa. Assolutamente No. no. La No, ma liberazione... infatti secondo me è talmente sofisticata la coscienza di Krishna, no? Quando si arriva poi in questi, su Certo. queste, chiamiamo piattaforme qui, che non Sì. è facile comprendere. Cioè, è talmente tutto Esatto. così, no? È Poi, vasta, insomma. è profonda in modo infinito. Quando si parla di infinito, cioè la mente fa un po' fatica a dire infinito cosa. Esatto, Capito? sì. Per quello che dico, purtroppo, la maggior parte della gente non capisce cosa vuol dire onnipresente, trascendente, eterno, infinito, onnisciente, onnipotente. Cioè, pensano che Dio sia solo un po' più grosso degli altri. No? Sì, esatto. Qualsiasi entità che appare un pochino più potente dell'essere umano ordinario, passa come Dio. Ma questo è stupido. Questo è stupido. Perché quella non è la definizione di Dio. Quindi è importante capire questa cosa. Il Siddhartha si sviluppa soltanto attraverso la liberazione dai condizionamenti materiali, dalle identificazioni e dagli attaccamenti materiali. Sempre lì siamo, sempre ne Non andiamo c'è avanti. altro modo, non c'è altro modo. Non c'è altro Cioè, modo. finché stiamo attaccati alle proprietà, Alla posizione, alla cioè. posizione, cioè tutto quello, per esempio agli affetti familiari, al ruolo, tutto Alla questo in dualità, realtà esatto. finché c'è, perché è normale, cioè perché Certo. voglio dire ci deve essere, no? In un certo senso, perché fa parte del convivere civile, Sì, no? Ovviamente, beh, è no? un ruolo, Però è ma la non si riferisce a coscienza noi, che deve essere attenzione, diversa. si riferisce al nostro corpo materiale. Materiale, è sempre comunque relativo al materiale. Cioè, il ruolo che noi possiamo, ma in certi casi dobbiamo svolgere, non si riferisce a noi. Non si Esatto, riferisce a sì. livello spirituale, si riferisce solo al corpo e a livello materiale. Cioè, Però siccome noi dall'esterno, la relazione che noi abbiamo con l'esterno, quindi interagiamo con l'esterno, ok? Perché siamo persone comunque che quantomeno, noi non tanto, però insomma diciamo abbiamo ancora che siamo un corpo materiale. abbastanza sociali, diciamo, al limite. Però voglio dire, gli altri comunque con te diventa difficile, no? Perché l'altro si relaziona con te basandosi su quei canoni. Cioè Eh l'altro sì, ti vede come femmina, l'altro ti vede come, che ne so, quello che fai nel lavoro, l'altro ti vede. Cioè loro si relazionano e quindi tu automaticamente per, diciamo, quasi un automatismo,
È difficile, infatti ecco perché poi io cerco, no, la relazione ad esempio con te o con le persone che comunque ti vedono anche da Ma un altro punto questo, di vista. questo è il motivo per cui è importante il Varna Sharma Dharma. Il Varna Sharma è importante non perché ci fa identificare con il corpo, no, niente nel Varna Sharma ci fa identificare con il corpo, ma ci dà una struttura di comportamenti, di doveri specifici, di svadharma, di doveri temporanei specifici che sono collegati con il ruolo che noi possiamo svolgere secondo di guna e karma. Perché i guna e karma si riferiscono a che cosa? Al corpo, mica a noi. Giusto? Allora, siccome il nostro corpo, per corpo intendiamo il kit completo, elementi grossolani e sottili, no? Siccome il corpo ha, diciamo così, delle caratteristiche specifiche, delle tendenze, delle capacità, no? Il sistema del Varna, dei Varna, degli Ashram ci dicono quali sono i comportamenti migliori, i passaggi, i doveri specifici per poterci evolvere gradualmente. Quindi uno parte come Shudra, no? Come dice a Tri Rishi, che dicono i Purana, no? Janmanajaya te Shudra. Per nascita si può essere solo Shudra. Quindi uno nasce come Shudra e viene addestrato come Brahmachari. Il Brahmachari deve imparare il Dharma. Deve addestrarsi per capire che cos'è il Dharma, per avere, diciamo così, le basi di Dharma e Vidya. Quando noi impariamo, apprendiamo, quando la nostra mente e il nostro corpo sono addestrati a seguire i principi di Dharma e Vidya, perché si tratta di addestramento, eh? Perché i principi del Dharma, che sono la veridicità, la compassione, la pulizia, cioè, è una questione di addestramento. Non è che ci sono degli esseri umani che non sono capaci di seguire questi principi, no? Cioè, tutti possono, magari non sono abituati, o sono abituati a violarli questi principi, perché gli è stato insegnato che questi principi non sono importanti. E invece sono importanti. Quindi qualsiasi essere umano ha la capacità innata di capire, praticare, addestrarsi nella veridicità, onestà, nella compassione, nella pulizia, nell'igiene e nell'autocontrollo. Ma questo tutti gli esseri umani lo fanno spontaneamente, basta che non siano completamente rimbambiti, rincitrulliti, eccetera, eccetera. Qualsiasi essere umano, diciamo, decente sa che deve seguire questi principi. Quindi il Shudra e il Brahmachari vengono educati in questi principi. E nei principi di Vidya, cioè della conoscenza, nel modo maggiore possibile. Nel senso che il primo passo di Vidya, della conoscenza, è capire che lo siamo il corpo. Che lo capisce, lo può capire un essere umano, diciamo, medio, che non è che l'ha studiato, chissà che studi ha fatto. No? Poi, man mano che una persona si evolve, che sviluppa guna e karma migliori, più evoluti, più elevati, più capaci, più responsabili, no? Passa alla fase di Grihastha e di Vaishya, in cui lavora per sostenere non solo se stesso, ma la famiglia e la società.
Infatti la posizione di Griassa corrisponde alla posizione di Vaisha. Quando il Vaisha e il Griasta si sono evoluti abbastanza, diventano capaci di proteggere la società in generale. Quindi diventano più, come dire, più evoluti, più responsabili, più lungimiranti, più addestrati, meglio addestrati, con una conoscenza, una comprensione maggiore di come funziona l'universo. Diventano responsabili per l'intera società, non solo responsabili di un piccolo gruppo di persone, di animali dei quali si prendono cura. Diventano responsabili per l'intera società umana e collaborano direttamente con i Deva. Diciamo, il re è il corrispondente di Indra. Per cui la posizione di Kshatriya è infinitamente più complessa e più evoluta rispetto alla posizione di Vaishya. Ma un Vaishya ci deve arrivare alla posizione di Kshatriya. Perché se fa il Vaishya bene, se fa il Grihastha bene, arriva alla posizione di Vanaprastha, arriva alla posizione di Kshatriya. La posizione di Vanaprastha è collegata alla posizione dello Kshatriya, in quanto lo Kshatriya è molto rinunciato. Anche se vive nel palazzo e ha un sacco di mogli, c'ha un sacco di... Però lo Kshatriya è sempre pronto a sacrificare qualsiasi cosa per il bene dei Praja, per il bene del regno. E questa è la rinuncia, questo è Vanaprastha, essere Vanaprastha. Un po' quella classe dei samurai, no? Un po' in Giappone. Perché Beh, loro pure erano no, così. i samurai non servivano alla società, servivano allo shogun. Sì, che però. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, per cui praticamente il Vanaprastha, cosa fa il Vanaprastha? Non è semplicemente uno normale, cioè qualunque che... I Varna non è semplicemente un cambiamento di colore dei vestiti. C'è certa gente che pensa che il cambiare ashram vuol dire vestirsi di un colore diverso. Sì. No? E c'era la battuta dei Vanapasta. No, che vanno alla foresta si strafogano di pasta, capito? Ma Ivana Prasta è una persona rinunciata, che mangia quando può mangiare, dorme quando può dormire e se c'è bisogno di morire è pronto. Sì. Perché un guerriero che non è pronto, non è capace di dormire quando può e di mangiare quando può e ha le sue esigenze che deve mettere davanti alle esigenze della battaglia, campa poco. Campa poco. Cioè, quando tu sei in battaglia, non c'hai tempo di andare al gabinetto, te la fai addosso. Cioè, non è che dici, la battaglia è un momento, chiudiamo un attimo, devo fare un pisolino. C'ho fame, devo fare uno spuntino. Eh no, sei sul campo di battaglia e devi combattere, no? Cioè, il guerriero deve essere rinunciato. Deve essere così rinunciato da sacrificare tutti i suoi possedimenti per il bene dei Praja. Infatti, la caratteristica, il dovere dello Kshatriya è quello di dare donazione. Uno Kshatriya, quando viene avvicinato da qualcuno che gli chiede qualcosa in donazione, non si può rifiutare, non si può rifiutare. Lo svadharma dello Kshatriya, e non si può rifiutare di dare quando gli viene chiesto. È un voto. È voto. Oh, per cui vedi per esempio la storia di Bali Baraj,
cioè non si poteva rifiutare, ma anche la storia di Karna, per esempio. No? Karna, figlio di Surya, era nato con una corazza, con degli orecchini, diciamo così, di protezione che erano naturali, no? E quando Indra è andato a chiedergli in donazione la sua corazza e i suoi orecchini, se li ha tagliati via. Perché uno kshatriya E rinunciare. non può rifiutarsi. Sì. Capisci? Per cui, per Ma noi esempio, perché nella tradizione questa Gaudiya Vaishnava del Bengali si sente, io ho sentito molto più spesso, per esempio, Viva Svan che rispetto a Surya. Sono due cose diverse, che non capisco. sono solo due nomi. Ah, sono solo nomi. Sì, Ah, sono solo nomi ok. della Infatti non stessa capivo persona. mai sta cosa, dico sempre sta No, no, doppia. no, sei uguale, guarda. Viva Swan! Viva Swan è uno dei tanti nomi di Surya. Ma Ah, ok. infatti nella Bhagavad Gita Krishna dice: ho insegnato questa conoscenza a Viva Swan. No, Viva Sì, Swan è uno dei nomi di Surya. Aditya è un nome di esatto, Surya, di nome, Aditya, cioè un sì, sacco di pure nomi. Aditya, sì. Ah, quindi è sempre la stessa persona Sì, praticamente. sempre la stessa persona. Ah, ok, Sì, c'è questa cosa che nella tradizione vedica le persone possono avere tanti nomi. perfetto. Tanti nomi, bello. Pure Capito? questo è interessante, Ma anche perché sto questo è fatto che ci sono interessante. tanti nomi, pure questo, cioè non ti identifichi solo con un nome, Esatto. pure questo serve, no? Ma guarda soltanto nella Bhagavad Gita tutti i nomi con cui Arjuna si rivolge a Krishna, cioè almeno una dozzina di nomi diversi. E viceversa, quando Krishna parla a Arjuna, anche lì usa una cifra di nomi, una sfilza di nomi, no? Dhananjaya, Paramita, Bharata, Kaunteya, cioè voglio dire, è sempre la stessa persona, è sempre lui. Va bene, quindi questa è la situazione. Quindi l'ultimo passo dell'evoluzione personale sul livello materiale, però sul livello sattvico, è il Varna del Brahmana e l'ashram del Sannyasi. Sannyasi e Brahmana sono tutti e due completamente, devono essere, in teoria, per poi. L'identificazione con il corpo è tremenda sotto questo aspetto. Però Brahman è colui che si comporta da Brahman. È colui che ha realizzato il Brahman, che è sul livello del Brahman. E così anche il Sannyasi. Il Sannyasi si identifica totalmente con il Brahman, con l'Atman Brahman. Non ha più nessuna identificazione, ma non è solo rinunciato. Ha trasceso completamente tutte le identificazioni e tutti gli attaccamenti. Infatti, il Sannyasi abbandona il nome, la famiglia, qualsiasi proprietà, praticamente va in giro in ciabatte, col pentolino e basta. Non può prendere discepoli, non può fare questo, non può fare quello, non può avere una casa, cioè non può tenere il cibo per il giorno dopo, cioè non può portare scarpe, non può portare ombrello, non può portare degli Cioè, già in abiti. realtà già è diventato puro spirito, Esatto. E fatto così il così, Brahmana, cioè. anche il Brahmana, che cos'è il Brahmana? Brahmana è la trascendenza, il puro spirito. Il Brahmana deve essere uno che si comporta costantemente sul livello del puro spirito. Quindi il Varnashama Dharma non è una cosa basata sull'identificazione con il corpo. Assolutamente, esattamente l'opposto. Il Varnashama Dharma, quando si seguono veramente le regole Varnashama Dharma, è un sostegno estremamente efficace per lo sviluppo spirituale. E anche per il funzionamento armonioso e progressivo evolutivo della società umana.
che a sua Guarda, ma volta. comunque questo livello qua, no, questo ultimo di cui hai parlato prima, cioè quello del Vanaprastha, del Sannyasi, insomma, che sei proprio ormai distaccato completamente da tutto, proprio anche da te stesso, da tutto proprio. Secondo me sei distaccato pure, cioè secondo me non c'hanno nemmeno una meta. Io non Ci credo che sono ci già abbiano, per arrivati, esempio. sono già arrivati, sono già arrivati. Ecco, È esatto, quello sono già Krishna arrivati. dice nella Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasannatma, na socati na kankshati. Quando uno è sul livello del Brahma, livello della trascendenza, non si preoccupa più, non aspira a niente, è Esatto, non sempre aspira. soddisfatto, è sempre contento. Anche quando si trova nelle difficoltà, non è che è sempre soddisfatto perché c'ha uno stuolo di schiavetti che gli fa fare tutto quello che No, vuole lui. cioè, è chiaro. Cioè, Ma capito? quindi tutto questo però secondo me è legato proprio a, secondo me, penso che sia legato al fatto delle vite che uno già ha fatto, cioè è un'anima antica, non credo che. A meno che c'è il discorso della grazia, no? Quel discorso Ma della non è un grazia. discorso della Tu grazia sei, di anime antiche. Il tu punto ci è che il sei, tu sistema stesso, come lo vedi il discorso il della grazia? sistema stesso del Varnashrama Dharma è la Porta struttura, proprio. porta a questo. Ah. Perché, come abbiamo visto, uno comincia Cioè, tu da pensi proprio bambino che ci arrivi e ci proprio con arriva, è il sistema l'addestramento? del Varnashrama Dharma che ti ci porta. Ho Non capito. è che uno Sì, deve sì, sì. essere un'anima antica o ricevere una grazia per poter entrare nel Varnashrama Dharma. Ah, Basta ok. dire va bene, seguo il sistema, accetto di seguire il sistema. È il sistema stesso che è stato creato da Dio. Chaturvarnyam Maya Shristam. Quando la gente parla di Daivi Varnashram in opposizione a quello che loro pensano che sia il Varnashrama materiale, non sanno cosa stanno dicendo. Il Varnashrama in sé è daivi, è divino, perché è creato? È creato da Dio. Ma è creato da Dio. Il vero Varnashrama non è basato sull'identificazione con il corpo, ma è basato su guna e karma. Karma non nel senso di reazione alle azioni, ma di doveri da compiere. Noi, attraverso il Varnashrama Dharma, autentico ovviamente, non la presa per i fondelli Quindi del. c'è l'accettazione, cioè una cosa non è una cosa chissà che, cioè tu No, esatto, accetti di stare semplicemente in quel accetti di seguire sistema, le regole. quindi certe cose non le puoi fare, certe cose le fai perché tu sai che lo puoi fare. Cioè, tu sai, senti che lo puoi fare. Ma dipende dai guna e dai karma che riesci a fare. Ma non è che se tu parti come Shudra dovrai rimanere Shudra in eterno. Questa è una cosa tipicamente da Madhvacharya, ma è stupida, non è sostenuta da nessuna scrittura. Quando si parte come Shudra, si hanno i guna più bassi, si è abituati ad associarsi con i guna più bassi, più semplici, più elementari, no? E diciamo così, il karma nel senso del dovere è molto più semplice. Cioè, il shudra, così come il brahmachari, deve semplicemente fare quello che il guru gli dice. In modo onesto, sincero, sforzandosi, deve solo seguire le istruzioni. Sia il guru, nel caso del brahmachari, che il datore di lavoro, nel caso dello shudra, devono essere abbastanza qualificati da dare le istruzioni giuste. Certo che se un brahmachari o uno shudra prende le istruzioni da una persona asurica, questo non è sistema al Varnashrama. Questa è un'altra cosa.
Ma sia Brahmachari che Shudra non fanno altro che servire, seguire le istruzioni, dipendere, addestrarsi a un'obbedienza che non deve essere un'obbedienza cieca, però è un'obbedienza di fiducia. Se l'insegnante ti dice una cosa, no? Per esempio, in matematica, no? Se l'insegnante dice imparati le tabelline, o lo studente si deve imparare le tabelline. Cioè non è che dice, ma no, Certo. allora, ma questa è un'ingiustizia perché devo imparare le tabelline, io voglio fare un'altra cosa, ma non è giusto, abbasso la scuola, abbasso... No, cioè, voglio i sindacati, no? Cioè, non ha senso. Se tu vuoi imparare, devi studiare. Non è che tu parti con le tue idee e le presenti come ugualmente valide. No, in tutte le cose c'è una disciplina. Si Ci deve essere una disciplina. Infatti, lo studente, il brahmachari e il shudra chiamano discipline, infatti. si chiamano discipline. Devono seguire una disciplina per cui si devono abituare a fare quello che è necessario fare, seguendo le istruzioni, le indicazioni, la guida di chi gli dà il lavoro da fare, il servizio, gli dà questo e quello, praticamente questo lo porta ad abituarsi al modo di pensare dell'insegnante. Perché come apprendista sta apprendendo. E cosa apprende? Apprende a lavorare come il guru. Cioè, apprende in pratica, sia con l'insegnamento che con l'esempio, apprende a disciplinarsi da sé, apprende a pensare in un modo più maturo, più responsabile, più efficace, più funzionale, più giusto, più solido, più reale, insomma, impara. Infatti, Certo. il brahmachari è uno che sta imparando, sta studiando, studente, no? E così anche Shudra. Quando il brahmachari ha imparato abbastanza ed è diventato autosufficiente nel seguire i principi di Dharma e Vidya, si qualifica per diventare grihasta. Nel senso che il griasta è autosufficiente, si disciplina da se stesso, non c'è il guru appollaiato sulla spalla che gli dice fai così e fai cos'ha. No, alla fine del periodo della gurukula, non è che lo studente rimane nella gurukula in eterno. Quando tu ti iscrivi a una scuola, non è che entri in convento sempiterno. La scuola ha un periodo di insegnamento, di apprendimento. Quando tu finisci la scuola, ci sono gli esami, ti sei qualificato secondo quello che la scuola si proponeva, tu l'insegnante lo ringrazi, lo saluti, gli dici è stato bello, signori, adesso vado a casa. Infatti, nel sistema E poi è quello che dovrebbero fare pure i genitori in una società, diciamo un sì, po', certo, cioè no? Cioè, a un certo punto i quando il figli figlio è dovrebbero, no, a autosufficiente, dare, cioè, esatto. E con le infatti gambe loro. questa è la fase di Vanaprastha. Cos'è la fase di Vanaprastha? Che quando i figli sono abbastanza grandi da essere autosufficienti, da essere responsabili, i genitori dicono salute, sono i genitori che se ne vanno, non è il figlio che se ne va. Sono i genitori che se ne vanno, capito? Perché il problema è che oggi come oggi, diciamo così, come giustamente tu dici, quando il figlio diventa autosufficiente, se ne va a fare la sua vita. No, dovrebbero essere i genitori che se ne vanno per cominciare a prepararsi al passaggio. Sì.
Insomma, qualcuno se ne deve andare, giusto Esatto, se ne appiccicati deve fino alla morte, mi andare, sembra esatto. La proprio. parola vana prasta vuol dire uno che va a vivere nella foresta, mentre la parola grihastha vuol dire uno che sta a casa. Griha sta a, della griha, sta. E vana prasta, foresta, vana, no? Foresta, vana. Parella, cioè sgamellare nella foresta. Cioè, non è che dici, ah sì, vabbè, so vana prasta. Non morire, mi raccomando. C'è ancora un po' di tosse. Ma capisci la differenza? E così anche il Vaishya, quando il Shudra diventa autosufficiente ed è capace di gestirsi, di gestire le risorse, gestire i lavoratori, gli apprendisti, eccetera, eccetera, diventa un Vaishya. Diventa un imprenditore. Un artigiano è un Shudra quando lavora semplicemente con le sue mani. Nel momento in cui accetta degli apprendisti e si organizza per vendere i prodotti, diventa un Vaishya. Per cui si organizza a vendere i prodotti, acquistare le materie, diventa un commerciante, non è più un artigiano. Capito? Così, quando il Vaishya diventa così responsabile da avere una visione più completa, più ampia del suo lavoro nella società, per cui si considera responsabile verso l'intera società, il voto dei Vaishya, com'è che dice Bahu Anam, il nostro voto è quello di nutrire tutti. Quindi, e questo lo avvicina alla posizione dello kshatriya. Perché lo kshatriya ha il dovere di prendersi cura di tutti. Un vaishya che comincia a capire che il suo lavoro deve essere quello di nutrire l'intera società, di sostenere l'intera società, diventa uno kshatriya. E così un grihastha che si ritira, che comincia a praticare la rinuncia, lasciando la casa, la famiglia, le comodità, eccetera, comincia ad andare nella foresta a fare una vita semplice, pensiero elevato, diventa un vanaprastha. Vita semplice, pensiero elevato, basta con tutte questi impegni sociali, professionali, eccetera. Adesso voglio pensare al mio sviluppo spirituale. Il Varnashrama è in se stesso un Daivi Varnashram. Non è che c'è una differenza tra il Varnashrama normale e il Daivi Varnashram. Questo è un concetto che è nato dall'osservazione del sistema degradato delle caste. Per cui molte persone confondono il sistema Varnashrama con il sistema delle caste. Ma i Varna, Krishna, ma lo dice più chiaramente di così? Cioè, Mayam Shristam, è stato fatto da Dio stesso, perché è basato su guna e karma. I guna noi li possiamo scegliere, certo, gradualmente, gradualmente. Il fatto di scegliere i guna, di diventare esperti, di addestrarci, cambia anche il nostro karma, il nostro dovere. Allora, la parola karma non significa destino prefissato al quale non puoi più sfuggire. Vuol dire la situazione in cui tu ti trovi in questo momento, che è stata creata da scelte precedenti. Ma tu la puoi cambiare in qualsiasi momento. Guna e karma cambiano costantemente. Guna, tu, perché? Cioè,
Sempre nella Gita troviamo l'istruzione chiara che dice, Krishna dice, bisogna situarsi sul Sattva Guna. Bisogna, attraverso il Raja Guna, tirarsi fuori da Tamas e andare verso Sattva. E questo è un cambiamento, no? Una scelta nostra. Esatto. E poi è un fatto proprio di coscienza, no? Perché tu hai visto come l'hai definita prima, il sattva, tu l'hai definita in una maniera completamente differente da quella che di solito viene scritta nei libri che io ho letto, e cioè che il sattva è la persona che comunque compie delle azioni pie, aiuta la società, Certo. cioè come se fosse, cioè, il volontario, no? Il volontariato, dice, allora tu diventi un sattva perché. Però non è solo quello, cioè non è che tu stai in sattva se dai da mangiare ai poveri. Io non credo che Ma insomma sia solo infatti quello. la Bhagavad Gita parla della carità secondo i tre guna. Il dare da mangiare ai poveri è un'azione. Non è un livello di consapevolezza. Ciccetti Ecco. Oh. belli. Allora, il dare da mangiare ai poveri, fare la carità, eccetera, eccetera, è spiegato molto chiaramente, capitolo 17, se non mi inganno, può essere fatto in tamas, in rajas, o in sattva, o in shuddha sattva. È fatto in tamas quando si dà da mangiare ai poveri delle cose cattive, del pane ammuffito, scatolette scadute, gli si tira appresso, gli si fa pesare la cosa, gli si dà con Sì, le cose di cui disprezzo. tu ti vuoi liberare di Esatto, alcune cose, tutta le la dai. Esatto. monnezza che c'hai, ti svuoti la cantina. No? Tutte le scarpe vecchie rotte, tutti. Allè, facciamo la carità ai poveri. E questa è, capito? Questa è tamas. Perché viene fatto senza rispetto, senza considerazione di merito, senza una consapevolezza spirituale. E viene fatto e non fa bene a nessuno. Perché crea cattivo karma, non solo non crea buon karma, ma addirittura crea cattivo karma. La carità in rajas invece è fatta per sentirsi migliori, per avere una così vado in paradiso, no? Perché. O così vinco le lezioni, o perché, cioè, questo tipo di carità, il rajas, è fatto con un secondo motivo personale, in modo un po' Strumentale, diventa strumentale, strumentale diventa. strumentale. Non è Sì. negativo perché viene fatto nel modo giusto, si danno delle cose buone da mangiare, non è che gli si dà la monnezza, no? Cioè, gli si danno, si fa una distribuzione, dice, però è a scopo pubblicitario. O per andare a svario in paradiso, che ne è, oppure perché facciamo bella figura. C'è comunque qualche componente di egoismo. Oppure, per esempio, si fa la carità soltanto a quelli che sono del nostro gruppo. Tipo che se vuoi che ti diamo da mangiare devi diventare cristiano, musulmano, insomma quel che è, no? Cioè ti devi iscrivere al partito. E anche quella è il rajas. La carità in sattva è fatta senza aspettarsi assolutamente niente in cambio. È fatta con rispetto, con devozione a persone degne, meritevoli, che hanno bisogno di quello che gli dai, no? E dai delle cose utili, delle cose valide, delle cose preziose anche. No? Questa è la carità in sattva.
Ah, quindi in sattva c'è una scelta della persona, non è dato certo, così. Ah, quindi è assolutamente. selettiva? È selettiva in base alla Assolutamente, persona, se è assolutamente. consapevole della tua Assolutamente, ma carità. infatti qui così abbiamo una cosa che Ah, molti quindi considereranno proprio non c'è niente a che controversa. vedere con la carità cristiana, praticamente. È tutta un'altra cosa. Esatto, questo concetto della carità in sattva può sembrare molto controverso perché privilegia le persone i recipienti della carità, i ricevitori della carità, che Sì. possono dare un maggiore contributo alla società. Ah. Mentre, capisci il concetto? Quindi i poveri, diciamo così, disgraziati, che non sono in grado di fare niente, non sono le persone più meritevoli. Quindi il sistema attuale privilegia i più deboli, mentre il sistema vedico privilegia i più utili. Perché? Perché se noi aiutiamo le persone più utili, a loro volta, loro diventano capaci di aiutare altri. Se noi aiutiamo delle persone inutili, stiamo versando dell'acqua in un secchio bucato. Questo non significa che non dobbiamo avere compassione per chi soffre. Ma dobbiamo stare attenti a che cosa gli diamo in carità. Perché, per Cara, ma esempio, penso che questo che stai dicendo è un discorso molto interessante che dovremmo molto interessante e ampliare molto in un controverso video potenzialmente. apposta, perché, proprio apposta, perché questo Eh è sì, veramente, è insomma, io ho mai sentita rivoluzionario. questa cosa. Questo è veramente interessante, eh? Eh Cioè sì. la carità in sattva e quindi come nella società, tutto quello che hai detto adesso. Non è una cosa comune, cioè io non ho mai sentito, quindi io penso che questo, non lo Sì. so se sei d'accordo, potrebbe essere Sì, un sì, sì. video questo, Sì. Sicuramente, sicuramente. eh. Perché rivoluziona tutto, cioè Certo. almeno l'idea che ci abbiamo noi, quella più comune, no? Perché ci abbiamo l'educazione cristiana, quindi l'aiuto indiscriminato a tutti, ai poveri, chi ha la possibilità, ovviamente. Ma tu vedi che con questo tipo di prospettiva non risolvi niente. No. Anzi, il pericolo è quello di creare il servilismo e la dipendenza cronica. L'approfittamento. Cioè, c'è tutto un sottobosco di risultati negativi, no? Che la gente non si rende conto da dove viene, non vede il collegamento tra causa e effetto, perché uno pensa di essere una brava persona perché dona ai bambini moribondi, capito? Cioè, ma il bambino moribondo, C'è l'esaltazione del più debole, no? esatto. C'è l'esaltazione del più L'esaltazione del più debole debole, nella esatto. società. Io te lo dico perché lo vedo pure nella scuola, no? Ma Abbiamo un po' sicuramente, altro. ma l'esaltazione del più Cioè, per debole che esempio, cosa il porta? fatto che ci Che siano sti cosa bambini, porta? no? Porta Che c'è all'indebolimento dei totale della problemi, società. esatto. E tu per forza in una Certo. classe devi per forza inserire degli elementi, chiamiamoli elementi, no? Che comunque disturbano continuamente. Cioè, Certo, perché tu devi impediscono agli abituare altri gli di altri raggiungere i bambini a risultati. vedere la Certo. diversità. Allora io questa cosa qua, voglio dire, ero d'accordo tanto tempo fa. Certo.
Ma io mi rendo conto che non Non è... funziona. No. Non No. funziona, non può funzionare. Non può. Ma Cioè, devi non organizzare in solo, una è maniera che contraria. casomai qualche momento di condivisione, ma non sempre. Certo. Ma Perché figurati sempre tu. rallenta tutto, isterizza i bambini, isterizza Ma le insegnanti. Cioè, indebolisce la società. Ed è esatto. contraria alla logica naturale, contraria alla natura. Esatto. Allora, Infatti io la sto rivedendo molto questa cosa, sì, anche da un punto di vista politico, cioè, sociale. sì, ma guardiamo i risultati. Guardiamo Sì. i risultati. Allora, una cosa che sfugge a questo tipo di ragionamento, nel senso che è completamente avulsa dalla, diciamo così, dalle considerazioni di merito, è il fatto di dare del cibo. Quando ci sono degli affamati, ma si dà anche agli animali il cibo, non è che devi dare a chi è solo a chi lo merita. Però bisogna stare attenti a che cosa dai. Per cui la distribuzione del prasada, del cibo vegetariano preparato con una consapevolezza spirituale, è trascendentale. Non ha bisogno di selezioni per chi no, è più meritevole. No. Capisci? Quindi le cose di base ci siamo. Il problema è, per esempio, guarda, diciamo così, questi piani di assistenza sociale che il governo porta avanti sono prevalentemente intese a creare una classe, una popolazione dipendente, non una popolazione responsabile. Perché se tu metti un percorso ad ostacoli tale che la gente deve semplicemente accettare le regole che tu gli dai, accettare di essere controllata, di essere limitata, di non poter far niente e di essere soggetta a qualsiasi sopruso, dover accettare qualsiasi sopruso pur di sopravvivere, questo non è esattamente satva, eh? Per cui possiamo parlarne in modo specifico. Comunque, il concetto di base è quello che il Grihasta e il Vaishya hanno il dovere di nutrire tutta la società. Il loro voto è quello di nutrire tutti gli altri. Gli altri sono dal Brahmachari al Vanaprastha, al Sannyasi, alla Shudra, specialmente allo Kshatriya e Brahmana, cioè Grihastha e Vaishya sono gli unici che nutrono tutti gli altri, hanno il dovere di nutrire tutti gli altri. Anche qui vediamo la posizione, come dire, completamente opposta che ha l'idea del chiedere l'elemosina nella società attuale rispetto al sistema vedico del Varnashrama. Ma Completamente distinto. perché? Perché il concetto di carità è diverso. Quando tu offri la carità a chi ti chiede sul livello di Brahmachari, Vanaprastha, Sannyasa, di Kshatriya o Brahmana, tu dai con rispetto, dai perché sai che quello che tu dai verrà usato nel modo migliore possibile. Non è una carità tipo sparo nel buio, cioè butti i soldi dalla finestra. Ma vai a vedere qualsiasi organizzazione che raccoglie fondi a scopo di carità,
Di solito l'organizzazione si tiene una fetta enorme di queste risorse economiche proprio per farsi pubblicità, intanto, però la pubblicità costa, non è che la pubblicità la si fa a gratis, no? È un modo per fare Per pubblicità, far certo. funzionare tutto l'esercito di persone, ci sono anche dei begli stipendietti, belli congrui, Infatti io quando sentii la storia di Prabhupada, no? Che aveva detto di non dare la carità perché altrimenti potevano andarci cioè che li usavano per l'alcol, per le sigarette, per le droghe, quindi di non darla. Io mi ricordo che quando lessi questa cosa 40 anni fa rimasi un po'. Sconvolta. E invece no, c'è un motivo pure C'è lì, un vedi, motivo. è sempre lo stesso. Se un ubriacone ti viene a chiedere la carità, dagli da mangiare. Io mi ricordo una cosa che mi ha lasciato completamente esterrefatta. Un giorno alla stazione di Calcutta, stavo lì che aspettavo il treno per andare a Puri, arriva una a chiedermi l'elemosina perché c'erano un sacco di mendicanti e io avevo lì un pacchettino di Maha Prasada e gli ho dato un po' del mio Maha Prasada secco, cioè, perfettamente commestibile, non contaminato né niente. Ha buttato per terra perché voleva i soldi. Allora, è chiaro che queste persone non è che lo fanno perché sono malvagie, lo fanno perché sono all'interno di un giro mafioso per cui alla sera, se non consegnano i soldi, le buscano, come dicono a Firenze. Capito? Per cui non gli interessa mangiare il prasado o che cosa, no? Cioè, devono avere i soldi, perché i soldi devono darli al boss. Capisci? Però si alimenta uno sfruttamento malavitoso. Perché noi non stiamo veramente facendo un favore a queste persone. Stiamo semplicemente perpetuando la loro schiavitù. Allora, è Infatti io sono chiaro? diventata meno tollerante. Per esempio, c'è una cosa che mi dà un fastidio tremendo, Cioè? no? Tu lo sai, io sono sempre stata per, vabbè, è inutile che adesso. Però, per esempio, gli zingari, ok? Che io, come cultura, poi noi sappiamo, vengono dal Rajasthan, vabbè, a Vabbè. parte le origini. Però, per esempio, no, io dico, tu vieni ai cassonetti. Io l'ho ripresi più di una volta per questo vizio che c'hanno. Allora tu, vabbè, nella tua cultura ci sta questo, che devi andare a rovistà a mezza l'immondezza, devi prendere qualcosa, va bene, vabbè. Ma perché butti fuori tutto quanto? Lo sai che fanno? Cioè loro praticamente non trovano niente, allora c'è il cassonetto, io ce n'ho tre qua sotto, no? Loro che fanno? Ogni volta che passano, loro prendono, buttano fuori tutto, non hanno trovato niente, oppure hanno trovato qualcosa, non si sa, e lasciano tutto intorno così. Ma perché? Perché devi fare così? Cioè, è una cosa veramente che io adesso, io infatti ogni Complessa, volta che li è una vedo. situazione complessa che si è costruita su secoli di strati di malcostume Proprio tremendo, senza rispetto da parte di alcuno. tutti, da Cioè, parte di qui tutti. tra l'altro la tengono pure bene la mondezza per stare a Roma. Io sto in un quartiere che stranamente noi abbiamo l'AMA qua che funziona molto bene. Arrivano loro che devono rovinare tutto. Cioè, praticamente prendono queste buste e buttano tutto fuori, Sì, ho capito? capito, ho Allora vanno capito. là, hanno dei ferri, fanno così. Non c'è niente che è. Allora tu lì, che quelli invece si stanno
sistemano sempre tutto, è sempre tutto pulito perché loro li tolgono, li svuotano, li rimettono. Oh, la mattina, così. Ma Ma ti è una sembra questione normale una cosa del di degrado genere? sociale che Nessuno va al gli di dice là. niente, ma Sì. nessuno gli dice niente. Io, per esempio, li vedo, una volta un paio di persone, un uomo e una donna, una coppia, poi alla fine abbiamo fatto amicizia, dice sì, è vero, però sai perché per la fretta, perché di qua noi viviamo di questo, allora se non c'è niente non è che rimettiamo dentro, dico vabbè ho capito, ma tu te rendi conto, dice sì, vabbè c'hai ragione, poi insomma questi... Alla fine abbiamo fatto amicizia, pensa un po', questo mi ha Certo. raccontato tutta la vita sua, lui, la moglie, insomma erano rom. Però io dico, no, ma ti sembra normale? Non lo so se è normale una cosa del genere. Non è normale. Quindi ecco per dire, no, ci sono tante cose, io per esempio una volta non ragionavo così, ormai sono diventata un po' più intollerante. Ma non è una questione di intolleranza, Non lo so, perché mi sembra che... è una questione di realismo. Capito? Non è una questione di tolleranza, perché tollerante vuol dire che non ti arrabbi, non dai di fuori, non esageri nelle reazioni, capito? Però tolleranza non vuol dire che bisogna accettare qualsiasi stupidata come ugualmente valida. Perché questo ha Eh creato no, una non è quello, non è degradazione della tolleranza. Dai. società, la società si è degradata. Certo. Si è Ma la degradata. gente sta cominciando a accorgersene. Però, siccome non ha la conoscenza giusta, le soluzioni che vengono in mente alla gente che si accorge che stiamo andando nell'abisso, stiamo scivolando verso il Sì. dirupo, no? Siccome non ha la conoscenza sufficiente, adatta, non ha le soluzioni giuste, le soluzioni che applica sono peggio del problema. Capisci? Sì, perché sono così più sbrigative, diciamo va bene, sai, lasci Più andare, no? Il fatto che lasci elettorali, andare è perché non prendi la più responsabilità, perché non ti elettorali. vuoi prendere la responsabilità, Più dai. elettorali, più Eh? elettorali, più elettorali. Ah, sì. Capisci? Va bene, dai, io penso Dai. che abbiamo fatto una bella Sì. conversazione Bellissimo. Io continuerei molto su sta linea qua, secondo me, perché della c'è tutto un caricatura. filo logico, quello dello sviluppo spirituale. Cioè, alla Certo. fine tocchiamo tanti punti molto importanti. E Certo, no. poi questo qui che hai detto adesso, della carità in virtù, secondo me io ci farei un video, para. Sì, facciamo. Perché questo è importante, veramente. E Esatto. vabbè, io ti ringrazio, e sei Grazie sempre illuminante, tutto si illumina tutto, meno male. a te. Ping. Ok. Facciamo, ok. Va bene, dai, grazie alla partecipazione e alla prossima. Eh? Jai, Jai Jagannath. Già, Giacomo.